Mi presento, sono Michela Granati e faccio la psicologa, la psicoterapeuta e da tempo ormai insomma collaboro con l'associazione 2000 Giovani, abbiamo fatto diverse cose insieme, insomma è nata una collaborazione, insomma, un legame professionale e niente, mi occupo prevalentemente di clinica. Ho un orientamento sistemico relazionale, quindi mi occupo prevalentemente della psicoterapia, dell'orientamento sistemico relazionale, quindi la famiglia, la coppia, il nucleo, insomma, nelle sue varie dimensioni e degli adolescenti. Questo lavoro è un lavoro che abbiamo iniziato io e Francesca ormai diverso tempo fa, perché non è la prima situazione che creiamo, dove cerchiamo di parlare, di chiacchierare, di riflettere sulla comunicazione nel senso più ampio, la nuova modalità di comunicare, le frontiere del digitale, il perché questo cambiamento nei modi di comunicare, dei rischi, delle opportunità, insomma delle caratteristiche che connotano questo mondo, dei nativi digitali e di quelli che non lo sanno per niente. E quindi è da tempo che lavoriamo su questo tema. E lo riproponiamo, Francesca, io purtroppo la volta scorsa non sono riuscita ad esserci, però immagino che abbia, come dire, parlato del cosa sta dietro il bisogno e la necessità di apparire fondamentalmente, no? Di mostrare, conosco il suo taglio, insomma, il suo modo di dare delle indicazioni, delle informazioni, degli input, degli stimoli, anche poi per fare delle riflessioni personali sul proprio stile, sul proprio stile comunicativo, sul proprio stile educativo. Quello che volevo passare un po' a voi questa sera era una parte molto circoscritta, anche perché, come dire, potete attingere anche voi liberamente a questo genere di informazioni, comunque una prima parte più descrittiva di quella che è un po' la situazione che si sta presentando ormai ad oggi rispetto all'uso di internet, della rete, l'essere online piuttosto che offline e soprattutto la presenza dei rischi e dei segnali, dei sintomi. E poi, come dire, offrirvi, condividere con voi degli spunti, delle riflessioni invece che hanno un taglio invece più relazionale, che è l'aspetto che a me interessa maggiormente, al di là del fenomeno in sé, perché il fenomeno in sé, vedremo poi, che non è di per se stesso nocivo, dannoso, pericoloso, rischioso, è il come lo utilizzi e il perché eventualmente lo utilizzi superando il confine e andando appunto in una dimensione di esposizione al rischio. Quando cominci a mettere a fuoco che non è lo strumento ma il come lo utilizzi, come lo proponi, come lo fai usare, io adesso tengo in mente, no? Ci sono degli insegnanti, ci sono dei genitori, ci sono, come dire, giovani, no? E quindi quando vi parlo tengo in mente un po' quali possono essere i nostri interlocutori anche a casa, no? Degli alunni, dei figli, dei nipoti, il proprio stile di utilizzare la tecnologia, insomma. Per cui quando uno mette a fuoco che non è tanto lo strumento ma il come che, come dire, fa cambiare la direzione, allora lì si entra, a mio avviso, proprio nell'aspetto relazionale della questione, cioè del significato che il modo che tu scegli ha.
e il modo che tu scegli ha a che fare col tuo modo di vivere le relazioni, il tuo bisogno di vivere. Quindi io direi che, beh, poi non lo finisco, ho due figli, è importante, sono, mi presentano un po', no? Ho due figli, uno che ha più di 18 anni, ahimè, ha avuto 18 anni da pochi giorni e che è ovviamente un cellulare dipendente, insomma il cellulare è una discreta estensione della sua mano, però insomma con indicazioni, strategie, argini, insomma si cerca di. E poi una più piccola che fa gli 11, che è una vera nativa digitale. E già nella mia piccola esperienza, 11-18, già c'è differenza. 11 padroneggia assolutamente la tecnica. Poi è chiaro che non padroneggia, come dire, l'apertura delle finestre, che non sono finestre, possono diventare terrazzi, possono diventare palcoscenici, allora lì c'è, come dire, il controllo, la dose, l'interagire per guardare, ma la tecnica è assolutamente ineccepibile. Già a 18 ci sono delle difficoltà, quindi mi sono domandato veramente in 7 anni, no, cosa possa essere successo, no? Perché non ha sicuramente, per esempio, mia figlia imparato dal più grande, perché non è il contrario, quindi questa cosa fa pensare. Comunque, vivo da solaria da 20 anni, non sono bellariese, sono bellariese d'adozione, non sono bellariese, sono bellariese d'adozione, quindi insomma da parecchio tempo. Direi che se voi siete d'accordo, proprio perché io giro lontano dalla pianta che si chiama relazione, non penserete mica di cominciare la serata senza presentarvi. Vai. Sono Francesca, sono un'educatrice, mi sono laureata a marzo dell'anno scorso e solo quando ho fatto il tirocinio alla Duemila Giovani, ormai 3 anni fa. Quindi per me la cavo abbastanza. Non sono ovviamente le ultime generazioni che sono ancora oltre, però anch'io l'approccio della tecnologia l'ho avuto presto. Io mi chiamo Giuseppe, ho 29 anni. Sono un diplomato in elettromeccanica, però dico subito che io con la tecnologia proprio, sono più manuale piuttosto che la tecnologia, cioè telefono, Vabbè, felici siamo. sì. Però se mi devo spingere troppo oltre no. Ho provato anche con Facebook, tutte le cose, però dopo un po' mi stanco, allora ho cancellato tutto e preferisco più il rapporto con la persona piuttosto che stare dietro. Quindi dopo sono qui perché lei è la mia ragazza, E già ti guarda stranita. mi ha ascoltato, mi ha fatto conoscere questo progetto che volevo trasmettere più che altro a una nuova generazione che è mia sorella. E quindi sono qui per vedere le tecniche per come arginare, come dicevi prima, arginare certe situazioni che si possono creare con l'avvento del telefono. Sei chiamato in causa? Ti sei chiamato in causa nelle tecniche per arginare? Tu chi sei? Mi chiamo Melissa, ieri ho fatto 14 anni, faccio la terza media, sono brava nella tecnologia. Sei qui con diretta più incontri? Uno. Quello No, quello no, di secondo. dell'altra Francesca. Non ho portato il pubblico io. Ah, ok. E dell'incontro con Francesca che cosa ti ha colpito di più?
non so, nascondersi, cioè avere una maschera. Per esempio, nei social, come aveva detto lei, li vedono nelle foto, ma dalla realtà sono diversi. Io sono Monica, sono 24, anzi, per amici 25, e gestisco il centro giovani dalla sua nascita, quindi dal 99, qui a Bellagio, sono nativa, quindi si capisce che non ha 25 anni. Sono divisa tra due mestieri, uno è appunto il sociale, lavorare sociale con i giovani, con creare attività, culture, l'altro che è proponderà uno è per il 60% del mio, della mia vita, l'altro l'80%. Sono musicista, sono diplomata in conservatorio, tengo foto, composizione di canto lirico, faccio la cantante lirica, l'insegnante di canto lirico, quindi sono sempre a contatto con i giovani. In un modo o nell'altro sono sempre in contatto. E il lavoro nel sociale mi ha aiutato anche nella parte dell'insegnamento, perché quelle cose non sono poi così tanto distanti, insomma. E l'evoluzione la si vede in entrambi i lavori, ecco. Chi altro? Se ne ricorda la parola, vai. Io sono Claudia e ho 49 anni, non lo volevo dire. Ho tre figli, uno che ha 23 anni, Alessandro, Martina che ne ha 12 e Luca 10, quindi ho tre realtà molto diverse, perché comunque anche se ci sono due anni di differenza tra Luca e Martina, come diceva Michela, c'è già differenza nell'uso, proprio nella gestione, nel sentirselo proprio della tecnologia, di tutto. Io mi sono messa su WhatsApp poco tempo fa, perché mi hanno il gruppo delle mamme, insomma così, catechismo, mi hanno detto loro ti metti su WhatsApp, se no non scrivete, non ti scrivono più messaggi. Quindi sono proprio una anti e non ho l'interesse, la sensazione, la curiosità, non lo so. Non ho questo interesse per questo mondo, ma vedo che invece va bene. Cioè, mi sento tagliata anche fuori, perché proprio effettivamente ci si sente un po' tagliati fuori, perché solo non avere Facebook sembra un po' così, però. Beh, diciamo che dopo l'incontro di stasera con quello che io diciamo scritto e condividerò con voi, uscirai quasi in quale sollevata. Sì. Ma sì, cioè sono stanche sempre. Quando sono arrivata a 50 anni, non è che bisogna sempre stare al passo, soprattutto avendo dei figli, ed è giusto, perché se no, io dico mamma, a te, però questa realtà è così mia. E mio marito, anche lui, non è tanto social, anzi, lui si è un po' contro, un po' per il fatto di essere visibili da tutti, di essere sotto controllo da tutti, quindi lui è abbastanza contrario, perché ovviamente è stato con il cellulare a Martina, che l'ha preso in occasione della cresima a novembre, però abbiamo fatto fatica, perché comunque già dalla quinta elementare tutti i bambini l'avevano, il suo compagno, ma adesso con Luca, che è in età, anche prima. Però ti parlo di due anni fa, è questa, è la mia realtà, che vediamo stasera. Io mi chiamo Federica, ho 46 anni,
non sono tecnologico terminante, vorrei, però ho un figlio adolescente, 14enne, che è centrato proprio nell'adolescenza nella maniera più irruenta possibile, tutto quello che mi può aiutare ad aiutarlo, perché ce n'è bisogno. E lo colgo, e lei quando mi ha proposto questa, cioè mi ha parlato di questa cosa ieri sera, ho detto ma io che non lo sapevo, non sono molto informata, forse anche perché, ecco, non essendo molto sui social così, non, questa cosa non la sapevo, e sono venuta molto volentieri, perché poi ne ho un'altra che ha 6 anni, quindi ancora piccolina, e per il momento mi chiede di vedere le foto, però manda già i messaggi di WhatsApp al suo basso, per dire, sì, scrive, alla prima, e quindi avanti. E quindi mi fa pensare che sia abbastanza bene anche lei. Niente, così insomma. Speriamo di acquisire dei buoni elementi. Mi chiamo Nastia, ho anche 3 figli, sì, di quasi 12, 10 e 5 anni, insomma quest'anno con questa età. Io non sono molto social, nel senso che sia WhatsApp, lo uso prettamente, anche perché insomma noi mamme se non siamo su WhatsApp veramente non sai nulla di tutto quello che avviene a scuola, catechismo a scuola, tutto quello che è. Perché ormai le comunicazioni vengono solo su WhatsApp, cioè, anche le maestre che scrivono adesso, ma chiedono ai rappresentanti di scrivere su WhatsApp alle altre mamme, per cui anche quelli da un po' obbligatori. I miei figli per adesso non sono molto, cioè se lo usano per giocare le tecnologie, quindi il computer, il tablet, il cellulare, ancora non. Insomma, quello grande non è sia il gruppo con gli amichetti tutti di classe o con gli amici dell'elementare, però non è che lo usa proprio, è ancora un po' indietro secondo me, ancora un po' bambino, per cui siamo venuti a questi incontri anche un po' per capire come fare o cosa mi aspetto, perché comunque guardandomi intorno vedi sempre gente che sto in questa posizione. Io gli dico anche i miei figli, dico, ma gli verrà una cervicale a 15 anni che non mi serve più il collo. E li limito molto, sinceramente. Anche quando ci sono io, ma anche se non ci sono, loro sanno che, insomma, devono cercare di autoregolarsi. Non so cosa avverrà nel momento in cui, come diceva l'altra mamma prima, andrà nella fase adolescenza completa. Però insomma cerco di, insomma, di accompagnarlo, comunque di spiegare anche da qui in quanto sono andata a casa, comunque gli ho detto quello che ho filtrato, insomma le cose che ci siamo dette qui, cioè cercando di fargli capire una cosa che sia del buddismo per la prima volta, che anche l'altra volta dei self, comunque come diceva Melissa, del fatto di nascondere, su comunque che tutti possono vedere le tue cose, che niente si cancella, e quindi bisogna stare molto attenti e che bisogna sempre mettersi nel panno degli altri, di quelli che ricevono poi, cioè, la scritta, insomma, quello che si scrivono o altro. Perché, insomma, secondo me, fargli capire, cioè, almeno io penso questo, sin da piccoli, che comunque se a me mi disturbo o mi ci rimango male quando una persona mi scrive una cosa o mi prende in giro, io passo quella persona di me. Cioè, come me, non è extraterrestre, insomma, quindi vivi nei stessi sentimenti. Questo riguarda più la violazione dell'altro? Sì, 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 esatto. Ma perché senza io che maschi, cioè le femmine si sono più taglienti, però i maschi sono più sciocchini, proprio non ci pensano spesso, ma forse non tutti, almeno secondo me, per come sbaglio, hanno meno, cioè, o sono molto sensibili e timidini, oppure comunque non capiscono che lo devono sempre come un gioco. Invece spesso il confine è molto vicino, insomma. Okay.
Ciao, mi chiamo Alice, ho due figli, un maschio di 16 anni, è anomalo, lo chiamo il bambino anomalo, perché non uso i social, pur avendo, pur essendo iscritto, anzi considero un po' sfigati quelli che li usano, è anomalo, mi fa diciamo, per facilità. È iscritto a tutto ma non usa niente. Che ti sappia. No, no, seguo e controllo anche se ha 16 anni. E un'altra Rachele di 12 mesi. Anche per 4. Anche per 4, amante di social, di Instagram soprattutto. Io mi sono fatta iscrivere da mia nipote. Sì, anche io, solo per seguirla, a favore, e così almeno. Ma non mi dà la scritta, non mi dice mio figlio, mi ha bloccato. Dovevi fare un profilo falso. Io te la passo, ogni tanto controllo tutto il cellulare. È la Digo sta confronto. Ma la Digo sta a me, niente, confronto. Sbirtagliamo con tutte amiche, gente di carriera, babbo, zio. Per cui è abbastanza controllata, però vedo il cellulare. È diventato per me uno strumento di lo, come si possiamo dire, cioè lo giochiamo, fai la brava, ti comporti bene, studi prima di tutto, allora sì. La televisione una volta. La televisione sì, io non l'ho mai guardata, forse mi ricordo che sono l'interazione animata di una volta. Sì, però vedo, forse si comporta bene perché ha paura che glielo porti via. È diventata una bambina da quando ha il cellulare che non riconosco. È cambiata. Però, non so, il cellulare lo uso parecchio. Cambiata nel senso di sovraesposta a stimoli, a troppi stimoli. Ma a lei piace fotografarsi, pubblicare le foto tutte uguali, e continuo a dire, ma perché pubblichi tre foto tutte uguali? Perché mi piace. È pieno di foto, tutte sempre le stesse foto, io lo dicevo anche l'altra volta scorsa, una volta spaccata, una volta rondata, un'altra volta, però queste sono le foto che pubblica. Le ho parlato l'ultima volta dopo che sono stata qui, di alcuni tipi di fotografie, così le metto, scherzo, ma no, quelle cose lì, ma non esiste. Però a 12 anni probabilmente è piccola. Parliamo molto, ho sempre parlato con i miei figli di tutto, sempre risposto a qualsiasi domanda in modo sincero, non ho mai raccontato favolette perché poi tanto si scontrano prima o poi con la realtà, ho sempre cercato di trovare le parole giuste, però chi vivrà vedrà. Io mi chiamo Gisella, pronto, insegnamento capellaria, ho due figli, una ragazza di 14 anni, un ragazzo di 20 anni, e sono socia di entrambi, la femmina un po' di più, sa tutto lei, io uso i social, però alcuni ancora non sono molto familiari, devo esercitarmi un po', e mi sono iscritta a Instagram, ho cercato di seguire lei, ma poi non ce l'ho fatta, ho abbandonato, vedremo grazie. Uso Facebook, WhatsApp, Flora, ci divertiamo una faccia. Adesso è davanti. Ah, dobbiamo essere davanti. Se no io non dietro. Per seguire gli altri ti devi adattare un pochino. Non puoi eccedere sicuramente, però ne sapranno sempre più loro, però noi cerchiamo, si fa perché si può, però non si può. Sono nativo digitale, ho 12 anni. Ho 59 anni e ho due figli ormai grandi, quindi sostanzialmente viaggiano per conto loro. Ho superato i problemi di tutti, penso, i problemi che hanno raccontato. Sostanzialmente penso che li abbiamo vissuti tutti, chi in maggior misura, chi in minore. Il mestiere più difficile è fare il genitore, specialmente farlo bene.
Niente di più. Farlo, direi. Farlo è una condizione, sarebbe indispensabile. Farlo bene, bisogna impegnarsi molto e sacrificarsi. Ciao, mi chiamo Miriam, ho un bambino di 10 anni e cerco di stare abbastanza aggiornata col digitale, l'essenziale, intanto imparo qualcosa di nuovo. E il mio bambino è molto attratto da tutto quello che è digitale e gli riesce bene, però vuole, vado, metti mi piace qui, fai la foto lì, si destreggia molto, con i limiti, con l'impegnato, però mi viene tutto molto naturale. Gloria, ho 37 anni, ho due figli, uno di quasi 12, uno di quasi 9, quindi piena fase, non ha social, io sono una mamma molto social, penso di usare una discreta moderazione. Io non c'ero al primo incontro, sono venuta la scorsa settimana, mi aveva colpito molto il discorso Instagram, selfie, quindi prima di farmi il selfie con la maschera da notte, adesso non faccio più, perché effettivamente in giro non ci andrei con la mascherina da notte, con le cremine, con... Mi ha fatto molto riflettere, con le... No, in giro no. Però aveva detto, tu andresti in giro in pigiama, aveva fatto l'esempio della ragazza, perché ti devi fare il selfie in pigiama se poi in giro non ci vai più in pigiama? Ma ha fatto molto riflettere. Parleremo del concetto di scudore. Sì, diciamo che lo uso con moderazione, ce l'ho Facebook, ce l'ho da tantissimi anni, l'ho iniziato a utilizzare perché io non sono di qui e quindi mi è servito veramente per riallacciare, anche perché una volta le foto veramente le condividevi anche in privato, con gli amici, era molto insomma i documenti, tutte queste cose. È rimasto, è cambiato tantissimo Facebook, io sono rimasta molto legata a quella cosa. Quindi organizzare le pizzate con addirittura quelle dell'asilo, che poi non si è mai fatto, però è stata una cosa molto... cioè compare delle medie che vivono in Florida, cioè, tutte queste cose, è stato molto bello all'inizio, adesso un attimino, mi è presentato un'altra cosa. E Instagram ce l'ho da 2-3 anni, ne faccio un uso, ci guardo abbastanza durante il giorno, seguo più che altro cose di moda, di trucchi, queste cose, però non posto tantissimo, però qualche foto ce l'ho. Ho imparato a non postare troppe foto dei bambini, non ho mai postato, nemmeno quando erano più piccoli, che ne postavo, perché comunque da piccoli sono più bellini, insomma, quelli che dove c'erano altri bambini, cioè teste di compleanno, così assolutamente mai postato niente, mi chiedo come gli altri genitori possono fare certe cose. Perché a me è capitato di trovare cioè, come pensano? Sì, no, no, come le fanno. Sì, sì, ma dico, pensano, le fare, le fanno. E quindi io sempre postavo foto dei miei figli oppure di sua figlia chiedendo prima lei, mi ricordo una volta, cioè addirittura le avevo mandato un messaggio, posso mettere una foto? E possibilmente si consigliano decontestualizzate, cioè non riferibili, soprattutto se parliamo dei nostri figli, proprio questo parlando con loro, perché ovviamente facendo una scelta di questo genere noi per prima, parlano con loro, foto che siano non tracciabili, perché se tu hai un figlio che si fa il selfie fuori dalla scuola con un libro scritto a caratteri cubitali il nome della scuola, quella è una, come dire, una foto di contesto, tracciabile, identificabile, questa è una foto pericolosa. Volendo molto riflettere un articolo postato da una mia amica su Facebook, lei lavora alla polizia postale, quindi c'è che sul fatto che i bambini resta traccia di queste foto anche se le cancelli, volendo, però insomma devi essere un mezzo genio per andare a tracciare foto, che va cancellato, magari cambiando l'account, tutte queste cose. E, però mi aveva fatto riflettere perché io pochi giorni prima avevo postato un bellissimo selfie tutti e tre nel lettone a guardare braccialetti rossi. Cioè braccialetti rossi, era il nostro momento della domenica sera, perché comunque essendo un film molto impegnativo, alcune cose le devo spiegare ai bambini, però loro piaceva molto quella fiction, quindi era proprio la domenica sera, era il nostro momento.
E mi sono accorta, poi questa mamma aveva postato questo articolo, che postare foto dei figli non è tanto un discorso dell'uomo nero che ti viene a credere, l'uomo nero ti aspetta anche fuori da scuola e lo porta anche al parco, e sono sempre disponibili. Ma mi ha fatto riflettere il fatto che tra 4-5 anni qualche amico potrebbe vedere la stessa foto e prenderlo in giro per il pigiamino di Batman piuttosto che... E quella foto effettivamente uno aveva super bene il mio Batman, e mi sono detto che io ho quasi 12 anni, sono ancora il pigiama di Batman. Quindi magari l'anno prossimo un amico... Cioè mi sono fatta... Allora l'ho cancellata, perché ho detto... E poi adesso non è giusto, perché loro sono più grandi e non... Detto questo, non era quello che postava il bambino dal dentista, il bambino con cerotto in testa, il bambino all'ospedale con la febbre attaccata. Cioè, perché poi cioè, se ne vedono veramente di cose agghiaccianti. Penso di aver sempre avuto quell'intelligenza, cioè in quel momento, la vacanza, mi piace postare la foto, mi piacciono fare selfie con moderazione naturalmente. Naturalmente metto quello dove vengo meglio, col filtro più bello, ma quello c'è un po' di discussione. Però c'è cioè, nel senso che non riesco a demonizzare, perché comunque lo uso. Infatti lei avevo fatto un po' di ripetizioni con sua figlia. Mio figlio me l'ha chiesto, gli avevo detto adesso vediamo. Sì, perché io mi sono iscritta, scusa, solo per seguire sostanzialmente lei, per vedere. Io seguo sua figlia. Quindi è vero, ero proprio espertissima. Quindi mi ho detto dammi qualche lezione, perché se no faccio dei disastri. Poi dopo, vabbè. Però è che lo dico tantissimo, nel senso che mio figlio spero che non me lo chieda più, sinceramente, non avrei voglia di stare dietro a quella cosa, nel senso che già gli leggo le chat e quindi arrivo a dire delle volte, magari dopo 3 giorni, dal fatto, perché non lo guardo più come i primi giorni del cellulare, cioè non sto lì tutte le sere a mezzanotte, con mio fratello che mi chiama, ma tuo figlio ieri a mezzanotte la volta, no, ero io che ci guarda, cioè, ho fatto cose... Ci guardo ogni tanto quando vedo strano, vedo che non sia successo niente di strano e soprattutto quando vedo che anche lui utilizza dei modi, dei termini, dei toni magari sulla chat, però insomma delle parole brutte, magari qualche giorno dopo gli dico dovete stare attenti a quello che scrivete perché resta traccia, perché non hai di fronte la persona, non sai come può reagire a una battuta, a un'offesa. Cerco di girarci un pochino attorno, diciamo, questa cosa, perché vedo che ogni tanto alzano il tono, soprattutto nelle chat, anche delle mamme si alzano i toni, però tra adulti. Bisognerebbe chiedersi, sto facendo io mentre mi ascolto, sto facendo mentre locale quello che ho scritto come spunto di riflessione e ne mancano 1,5 miliardi ovviamente, proprio per poter stare lì. A questo punto ci sarebbe da chiedersi cosa dire riguardo il fatto che ci si sta indebolendo, e lo dico pensando ad ogni fascia d'età, no? Però insomma ce ne sono alcune più esposte come i nostri figli, ma ci si sta indebolendo rispetto alla capacità di sostenere un confronto. Sostenere lo sguardo dell'altro mentre gli dico una cosa e non necessariamente bella, anche fastidiosa, anche provocatoria, e ci si sta indebolendo moltissimo rispetto a questa capacità. Quindi come dire, rispetto ai giovanissimi invece lavorare sul come dire, senso di responsabilità che si assume un giovane, un ragazzo, una ragazza, nel guardare negli occhi il suo interlocutore e dire un complimento, un apprezzamento, una critica, un disappunto, ma io mi assumo la responsabilità, io direttamente, di quello che penso, nel dirtelo. Tutto ciò di cui stai parlando impedisce, anzi, come dire, omette, dà la possibilità di omettere quel passaggio. E quindi poi no, andare nella dimensione ancora più oltre del nascondere. Era più drammatico, molto, che delle volte una si scontra con un'altra, tu direttamente prendi le parti di una, quella automaticamente diventa antipatica. Poi pensando sono entrati diciamo dalle elementari, queste sono tutte cose adesso sento che le altre, penso che Andino debba essere una cosa terrificante, perché e queste sono tutte cose di cui si può parlare.
non è meno compromettente, no? Cioè non è più compromettente, lo è altrettanto, perché se uno prende una di queste chat tra genitori, penso che ce ne sia un sacco una sporta per, come dire, rimanere offesi, umiliati, arrabbiati, cioè come dire, con tutta la gamma delle emozioni possibili, no? Senza parole. Allora, vediamo un po'. Partiamo. Ah. Ok. Sei assolutamente ampio? Ma no, adesso no. Allora, io vi ho fatto. Allora, condivido con voi questa parte, come vi ho detto prima, più tecnica, no? Mi domando, cioè domando a voi se esiste la dipendenza da internet. Allora, il DSM-5, che è il manuale a livello internazionale di classificazione. Ok. Di classificazione. Ci vedete? Forse se spegni questo sopra di me, che tanto io non... ecco, bravo. Allora, esiste la dipendenza da internet. Allora, il DSM-5, che è il manuale a livello internazionale utilizzato per la classificazione delle psicopatologie, non l'ha ancora inserito, no? Anche nell'ultima versione del 2016 non ha ancora inserito questa dipendenza, perché, come dire, si stanno proprio elaborando i criteri scientifici per poterla definire, ma in realtà come dire, è già una realtà sanitaria, no? A certi livelli. Per cui un accenno alle tipologie di rischio, e cioè di dipendenza. Fondamentalmente sono 5, che sono la dipendenza da giochi virtuali online, la dipendenza da relazioni virtuali, la dipendenza da eccessive informazioni, poi vi spiego, dipendenza da attività in rete e dipendenza dal sesso virtuale. Allora, la dipendenza da giochi virtuali online, non so se tutti li conoscete, sono i giochi virtuali di ruolo in cui l'utente viene rappresentato online da un cosiddetto avatar, e attraverso di esso, quindi con una proiezione di sé in un personaggio, ma se fossimo qua niente di nuovo, anche le favole producono lo stesso risultato, gioca, combatte, come dire, guerre anche medievali, acquisisce punti, si fa forte e entra in questa realtà virtuale di gioco. Questo negli adolescenti comporta dei rischi enormi, perché come dire, non c'è più la percezione del tempo, non c'è più la percezione dello spazio, l'uso del gioco diventa di ore, arriva a alterarsi il ciclo sonno-veglia, perché la stimolazione della banale luce dello schermo provoca proprio delle alterazioni a livello del ciclo sonno-veglia, per cui ci sono adolescenti che cominciano ad avere una serie di sintomi fino ad arrivare a non riuscire a prendere sonno in modo regolare. La dipendenza da relazioni virtuali sono quelle relazioni, appunto, che non prevedono il contatto diretto con la persona, sono indicative di difficoltà proprio nell'instaurare delle relazioni affettive, con tutti gli oneri e gli onori che qualsiasi relazione affettiva ha e comporta, relazione affettiva che è anche amicale, non necessariamente solo sentimentale, la famosa capacità di reggere il confronto, quindi in modo diretto, esponendosi, dipendenza da eccessive informazioni, questa è una dipendenza sempre più emergente, perché è un po' mascherata, perché rappresenta quel bisogno
che diventa quasi ossessivo, di informarsi su tutto e attingere per tutto informazioni dalla rete, come se, come dire, non esistesse più nessun altro tipo di ausilio, supporto, scambio umano che ti possa dare le stesse informazioni, gli stessi spunti, gli stessi stimoli. Chiaramente dico eccessive informazioni in modo ossessivo compulsivo, perché se poi invece uno pensa alla rete come a un'enciclopedia universale, alla possibilità di, come dire, navigare, perlustrare stanze, luoghi meravigliosi, allora, come dire, su quello non si discute, no? Però diventa proprio ossessivo il modo in cui si va a prendere l'informazione, anche la più, come dire, insignificante, anche quella di cui non si ha in realtà bisogno, ma cerco su internet. Questa è una forma di dipendenza, veramente una delle più recenti, più emergenti, più trasversali in termini di fasce di età. Poi c'è la dipendenza da attività in rete, che sono attività di gioco, d'azzardo in questo caso, e da attività rispetto all'aspetto commerciale. Cioè si sta sviluppando una dipendenza da internet rispetto all'aspetto commerciale delle cose, cioè tutto si compra, si arriva a comprare lì, solo lì. Fra un po' parlano di droni che arriveranno sul balcone a consegnarti il pacco che tu hai ordinato su Amazon. Cioè è questa la nuova frontiera, il drone che arriverà sul balcone ad appoggiarti il pacco. Dipendenza dal sesso virtuale, questa è un'altra forma di dipendenza che, diciamo, riguarda più l'età adulta e riguarda siti per adulti, siti pornografici, e con anche qua compromissioni a livello psicofisico, perché c'è proprio un'alterazione della normale possibilità di condurre la vita quotidiana. Queste sono le cinque dipendenze più importanti. Cosa si dice per definire dipendenza? Internet viene considerato supporto ad un'altra patologia o disagio relazionale, cioè non è la causa ma l'effetto. C'è una difficoltà relazionale, c'è un disagio, e allora internet diventa, come dire, la bolla, il rifugio, il cuscino che isola, dando l'impressione di essere in contatto, quindi di non essere soli. Internet invece come causa dell'espressione di disfunzionalità, di psicopatologia. E questo rischio deriva dalle caratteristiche tecniche del sistema digitale, cioè il tempo di esposizione aumenta il rischio di sviluppo di sintomi. Poi questo vedremo che per i giovani in realtà non è così, perché non è il tempo di esposizione che aumenta il rischio, ma è il modo in cui lo utilizzano. Mentre per gli adulti, rispetto alle dipendenze, il fattore determinante è proprio il tempo di esposizione. Tanto è vero che attualmente nei presidi sanitari che si occupano della cura delle dipendenze da internet sugli adulti, il primo intervento che viene fatto è un intervento di riduzione del numero di ore cui il soggetto si espone allo stimolo. Attraverso internet i sintomi trovano un altro modo di essere espressi, cioè diventa una nuova modalità per esprimere il disagio, attraverso la cui modalità la persona può esprimere il proprio disagio. Perché però può diventare causa di dipendenza? Perché può, no? Abbiamo detto, cioè, tutto ciò non va demonizzato, uno deve tenere presente qual è il confine e poi oltre farsi delle domande. Perché può diventare causa di dipendenza? Allora, fondamentalmente per quattro motivi. Per l'accessibilità, perché è immediato, è una gratificazione immediata dei bisogni, quindi la posticipazione
del desiderio non c'è più, e la frustrazione legata alla posticipazione del desiderio non viene più vissuta. Per un bambino è una delle cose più importanti in assoluto, cioè reggere, imparare a tollerare la frustrazione legata alla posticipazione del desiderio, cioè quella frustrazione che tu vivi in attesa che il tuo desiderio possa realizzarsi, è un pezzo fondamentale proprio per la strutturazione dell'equilibrio psichico di una persona, perché è quello che ti permette l'elasticità, la modulazione, il tempo d'attesa, l'autocontrollo, la gratificazione quando arriva lo stimolo, la capacità di aspettare e saper però, come dire, stare in equilibrio se non arriva. Quindi è molto importante. L'accessibilità immediata soddisfa, e quindi, come dire, non hai più la necessità di attendere. Il controllo, perché la persona esercita online un controllo sulle proprie attività molto elevato, perché è continuamente legato alle sue stesse attività. Eccitazione, perché, come dire, sono impulsi forti, densi di emozioni, molto variabili, molto veloci. Pensate ai link. Link è un bombardamento, no? Se non ben utilizzato, se non dosato, di stimoli, quindi di emozioni. Legame con la realtà, perché il passare tante ore online non è più avvertito come disfunzionale, anomalo, fuori dalle righe, dal momento che la dimensione tra l'online e l'offline si stanno sovrapponendo, cioè non c'è discontinuità tra i due, sembra quasi un po' un serpeggiare continuo nella dimensione dell'online con delle pause. Allora, quando è così, quando c'è accessibilità, controllo, citazione e questo legame con la realtà che si sovrappone tra sono in rete e sono fuori dalla rete, questi sono elementi che possono creare dipendenza. Segnali cui prestare attenzione, no? Questi sono, cioè, come dire, segnali di rischio, ma da osservare nei nostri ragazzi, ma anche da osservare rispetto a noi stessi, no? L'eccessivo numero di ore, sintomi fisici che a volte sembrano banali, ma male agli occhi, nausea, ansia, difficoltà a prendere sonno e aggressività quando si è costretti a scollegarsi. E distinguendo l'aggressività che può venire fuori in un adolescente quando gli si dice un no, da quella legata ad una aggressività che viene quando c'è no questo. Sono due generi, due modalità di esprimere l'aggressività differenti, bisogna prestare attenzione. L'impoverimento progressivo di stacco dalla scuola, con compromissione anche del rendimento scolastico. Progressiva diminuzione di altri interessi che la persona aveva o ha. Gli amici online sono preferiti a quelli reali. Difficoltà ad avere relazioni affettive. E la presenza in famiglia che diventa sempre più distaccata. Cioè, ci sono, ma non ci sono. Se mi devo fermare, ditemi, no? Ecco, quanto l'età anagrafica fa la differenza? Molto, perché i nativi digitali non hanno mai conosciuto un prima, per cui negli adolescenti il segnale principale, come dire, di allerta non è il numero di ore trascorso online quanto il ritiro sociale. Questo è il vero segnale, il ritiro sociale. Perché è il nuovo modo di pensare e comunicare. Io posso, nel chiuso della mia stanza, di casa mia, senza uscire, senza incontrarmi con l'amico in strada, eccetera, penso di poter avere un contatto con la realtà. In realtà, cioè, se questo si struttura come un ritiro, come un appiattimento, come un impoverimento, come un disinteresse generale, diventa un ritiro sociale.
Con gli adulti invece il primo intervento, come vi dicevo prima, si attua cominciando dalla riduzione del numero di ore trascorso online per lavorare poi sull'angoscia, in realtà, che è molto più profonda, che sta dietro a questo bisogno di trascorrere ore online, questa angoscia che, come dire, si è liberata da questo anestetico che è la realtà virtuale, può uscire, può emergere e a quel punto dovrebbe essere accompagnata in una ricerca di significato, no? Ma come tutte le forme di dipendenza, anche le dipendenze da sostanza svolgono la funzione di anestetico, proprio di cuscino, di filtro che attutisce, come dire, un disagio esistenziale, no? Dove uno fa fatica a trovare dei significati, dei segni, anche dei significati simbolici a quello che vive, a quello che si sente di essere e, come dire, si ritrova, no? Ad utilizzare qualcosa che ovatti e che gli permetta di sentire meno quando entra in interazione con l'altro, no? Che è magari fonte di disagio, di messa in discussione, di disistima, no? Per tutte le situazioni l'attenzione deve ricadere sul fatto che qualcosa nella vita della persona non sta funzionando come dovrebbe e che l'attività online, nel prendere e pretendere sempre più spazio, sta nascondendo qualcosa. Dove il nascondere qualcosa sono i bisogni che non sempre sono facili da esprimere, no? Da raccontarsi, e perché possono essere anche bisogni impegnativi che chiedono l'attivazione dell'altro, perché chiedono un'attivazione nell'ambito di una relazione, e quindi questi bisogni trovano un buon nascondiglio in qualcosa che ha a che fare appunto con quella gratificazione veloce, immediata, di tanti contatti, tante vicinanze, tante condivisioni, ma poi Melissa, cioè, l'ha detta lunga, no? Però poi non è magari quello che è, è un po' diverso, è quel po' che sta in ciò che nascondo. Con il virtuale non ci si confronta, perché nel virtuale ci si immerge, ci si tuffa dentro lo schermo. Lo schermo diventa il luogo di immersione e di interattività. Il possibile rischio per un utente è la confusione tra il sé e l'identità in cui ci si riconosce. Il rischio sarà più elevato nei soggetti adolescenti, data la loro delicata fase di vita, quindi sarà più forte l'impressione di divenire ciò che viene rappresentato, cioè l'identificarsi in qualcosa che è altro, che viene rappresentato ma che ti fa credere di poterti veramente identificare. In adolescenza la sperimentazione di identità virtuali può aumentare la confusione sia rispetto a ciò che si è sia rispetto a ciò che si vuole essere, e può anche far perdere il senso di un progetto personale che abbia le sue fondamenta nella realtà piuttosto che nella virtualità. Confusione, a me piace pensarla qui come proprio con fusione, la fusione. Rispetto a questo, al sogno son desto, dopo riprendo quelle sopra, ma vi volevo chiedere, vediamo, non so dove sono. Ecco, facendo anche è un passo indietro rispetto alle cose che sono venute fuori anche chiacchierando tra di noi, rispetto
ai selfie, al bisogno di mostrarsi, dimostrarsi in un certo modo che è differente dalla realtà, di testimoniare che noi esistiamo, che si esiste in un luogo, in un altro, in una situazione, in un'altra, anche intima, anche come diceva Francesca, vi diceva Francesca, come dire, totalmente incoerente con quello che faremmo nella realtà, no? Usciresti in pigiama? No, beh, oddio, sì, magari in pigiama sì, ma con i cetrioli in faccia no. Ecco, allora io ho scritto dei quanto, ma ce ne sarebbero molti altri, ma questi secondo me sono più che sufficienti. Quanto le aspettative che la persona, adolescente o adulto che sia, quanto le aspettative che la persona sente poste su di sé dagli altri, quanto i pregiudizi attraverso i quali una persona viene guardata, quanto i mandati familiari che non si riconoscono come propri, poi vi spiego cosa sono i mandati familiari, quanto la difficoltà di cogliere e dare dei segni, dei significati a ciò che si fa, dare un senso, rendono la dimensione virtuale un apparente porto sicuro dove confezionare le relazioni. Cioè, quando parlava, dunque, tu sei tu? Io. No, lei. Sì, tu. Gloria. Gloria, no, prima me l'hai fatto venire in mente, no? Perché il bisogno, no, di, come dire, esporsi così tanto a volte, troppo, no? Violando anche la propria sfera, no? Quando tu dicevi, caspita, il lettone, il nostro momento, no? Quell'incontro, io poi l'ho cancellato, no? L'ho cancellato per l'ordine, no? Sì. No, per, cioè, per quella cosa che avevo sì, letto, no, beh, sarebbero magari stati presi di mira tra un paio d'anni. Certo, che... certo. Sì, sì, però quanto questo bisogno, no, di appunto postarsi è legato a un senso di profonda insicurezza che c'è, dettato dal fatto che ognuno di noi sente che su di sé vengono poste delle aspettative, no? Pensiamo ai nostri figli, le aspettative che noi genitori poniamo su di loro e non sempre vengono, come dire, confermate, e possono non essere confermate, ma possono creare un senso di inadeguatezza in chi non le conferma. I pregiudizi, cioè nel senso proprio del giudicare prima, no? Gli schemi rigidi con i quali anche un adolescente viene guardato. I mandati familiari, cioè sono, come dire, quello schema di valori che ogni famiglia ha e che implicitamente passa come zucchero filato senza accorgersi, no? E cominciano a mettere, cioè li si mette tutti, prima nel biberon, poi nella pappa, poi e via via, più si cresce, ci sono i mandati familiari, no? Come dire, un po' i motti di famiglia, si fa così, ci si muove così, si deve fare questo, non si deve fare quell'altro. Allora, tutta questa, come dire, tutta questa roba che fa parte delle relazioni, cioè le aspettative fanno parte delle relazioni, i pregiudizi fanno parte delle relazioni e la conoscenza che noi possiamo maturare dei nostri pregiudizi ci aiuta a modificare il nostro modo di stare in relazione con gli altri. I mandati familiari che ognuno di noi ha e che porta e che passa. Quanto il bisogno di dare un senso a quello che si fa, trovando dei simboli che rappresentino, no? Che diano proprio un segno, no? Di quella fase, di quel momento, di quella situazione, cioè quanto questa roba che ha veramente a che fare con la relazione, la relazione umana, lo stare in interazione, se non vissuta bene tutta questa roba, cioè se non accettata che l'aspettativa possa non essere confermata, che sul pregiudizio si può lavorare, che i mandati familiari non necessariamente te li devi prendere tutti, li puoi anche un po' scremare, che ci sono diversi modi per dare un segno, quindi una testimonianza e un senso a ciò che si fa. Se tutte queste cose non vengono affrontate in questo modo, ridefinendole quindi, no? Come
questioni che riguardano il crescere e l'entrare in relazione possono portare a pensare che a quel punto la dimensione virtuale ti aiuta a risolvere tutta questa questione, perché le aspettative le non confermate e disattese le sistemo creando, come dire, un'identità, un profilo, un'immagine, un modo di essere, artefatti. I pregiudizi li controllo, perché anche lì, come dire, mi penso a tavolino, no? E quindi, come dire, metto da parte la mia identità e la mia percezione di identità, me ne creo delle altre, no? Ad uso e consumo di ciò che gli altri si aspettano da me, che io sia, ma non perché sono realmente così. Sui mandati familiari e su quello che posso rappresentare dando gratificazione, anche quello, no? Come dire, la realtà virtuale mi aiuta a darmi un contenitore diverso, più accettabile magari, per me più accettabile. Il creare invece situazioni virtuali funge da segno, da significato a ciò che faccio, ma è tutto virtuale, magari è appunto, come diceva Melissa, non proprio esattamente vero come è in realtà, e allora mi porta al rifugio in questa dimensione. Perché dallo sguardo degli altri siamo irrimediabilmente oggettivati, cioè prendiamo forma. E quindi rispetto a quello che creiamo di virtuale, prendiamo forma in un altro modo. E allora quell'aspetto del pudore, no? Di cui dicevamo prima. Se c'è differenza tra interiorità ed esteriorità, no? Se definiamo intimo ciò che si nega all'estraneo, ciò che proprio non si condivide, per concederlo invece a colui che si sceglie come il nostro interlocutore, cioè nella relazione che vogliamo, interlocutore che è colui che può accedere alle parti più profonde di noi stessi, allora il pudore difende la nostra intimità ma anche la nostra libertà. Difendo la mia intimità e la libertà di entrare in relazione con chi decido io e solo con chi decido io. Il pudore difende la nostra libertà in quella dimensione in cui la nostra identità personale decide che tipo di relazione instaurare con l'altro. Nel virtuale non c'è niente di tutto ciò, io non posso decidere. Penso di poter decidere, ma è molto veloce il passaggio a non controllare più dove è andata la mia immagine e chi ne fa che cosa. È molto veloce. La condivisione si moltiplica. Cos'è il pudore? È ciò che fa decidere quale può essere il grado di apertura e di chiusura verso l'altro. È il tentativo di mantenere la propria soggettività per essere se stessi anche in presenza degli altri. È ciò che permette di modulare la discrezione che passa attraverso l'esperienza dell'intimità. Senza la discrezione non c'è più la fonte della fascinazione, della scoperta, e il recinto della nostra identità si estingue, si confonde, si mischia. E allora i giovani, soprattutto in un'epoca in cui ciò che viene preso in considerazione è ciò che viene pubblicizzato, cioè reso pubblico, hanno la sensazione di esistere solo se si mettono in mostra. Confondono, proprio fondono la loro identità con la pubblicità dell'immagine. Cioè l'immagine diventa loro, cioè loro diventano l'immagine.
e così facendo si identificano non più con l'individuo che cerca se stesso, ma con la pubblicità che li definisce. E quell'osservazione del perché tre foto uguali, chi è che faceva? Tu, vero? Perché è proprio la definizione dell'immagine ripetitiva che struttura la percezione del sé. Perché se tu metti quelle foto una in fila all'altra, l'hai detto proprio bene, no? In spaccata, in rondata, e no? Una volta questa roba qua, ma ancora oggi, ma una volta si chiamava cortometraggio. Il cortometraggio è una piccola storia. Ma c'è proprio una, credo, non so, che fa proprio del cortometraggio. Costruisce una piccola storia. Costruisce una piccola storia, una storia di te, perché tu in quel momento sei quella roba lì. Sì, è già proprio. Quindi crea una piccola storia. Qual è la storia in quel momento che rappresenta tua figlia? Che tua figlia decide la rappresenti. Di per sé va bene, cioè, no? Come dire, c'è anche tanto di creativo, di tecnologico, nel senso più come dire, tecnico del termine. Il lavoro, perché poi alla fine fa d'arte sulle tante ore d'arte, quindi e quindi cioè, mettiamola in vita questa roba, no? E infatti di per sé, come dire, può anche diventare proprio, è un'abilità, no? È come dire, un modo di disegnare, ma questa ridefinizione, no? Che adesso stiamo facendo, no? È un'abilità, può diventare, è una forma di espressione, come un disegno, come un film, come una storia. È questo che deve passare a loro, cioè arricchire di senso e di significato ciò che loro fanno con questo strumento, perché altrimenti veramente diventa la schiavitù dell'immagine. Allora adesso sono tre, poi dopo domani impara altri due passi di danza, diventano cinque, e come dire, no, diventa veramente una dipendenza dall'immagine. Invece se come dire, anche lei, no, così anche giovane, impara a pensare che quella è una forma di narrazione, allora la cosa comincia ad avere proprio tutto un altro significato, eh? Tanto altro. Per esserci bisogna apparire, dai, insomma, no? Cioè quello che ci arriva da questa questione, no? E chi non ha nulla da mettere in mostra, questa è proprio l'estremizzazione, ahimè, di quello che si può arrivare a vedere, no? Ma chi non ha nulla da mettere in mostra, non una merce, non un corpo, non un'abilità, non un messaggio, pur di apparire e uscire dall'anonimato, arriva a mettere in mostra anche il proprio disagio. Per cui diciamo, questi sono un po' così, pensieri, spunti che così, ho messo insieme rispetto a questo viaggio che io l'ho costruito pensando prevalentemente agli adolescenti, comunque questo viaggio che si fa attraverso l'immagine per la costruzione di una propria identità, no? Per la costruzione del sé. E veramente penso che la cosa più importante da fare non sia, io sento tanti genitori che dicono, ah, adesso glielo tolgo, non è quello, è dare un senso a quello che fanno, cioè dare un senso all'utilizzo che ne fanno, arricchirlo, spiegarlo diversamente. Perché poter raccontare che tu hai cominciato a usare Facebook per
mantenere i contatti perché non vivevi lontana, cioè questo è il racconto di un senso che ha, no? Passati anche parecchi anni, poi a Facebook su molto voluto, adesso veramente è diventata una cosa. Ma allora ha anche senso raccontare questa cosa, no? Cioè che la storia è cominciata in un modo che aveva un suo significato, un suo anche significato relazionale, cioè perché la questione è che se le cose hanno un significato relazionale si gestiscono, se diventano, no, delle cose che più che la relazione espongono a rischi e pericoli le persone, allora quello ha un significato diverso, no? Però anche poi c'era anche l'effetto sorpresa, perché non c'era l'app ai tempi in cui qui si dovevi collegare, comunque certo. Tutto era fisso, sì. Contabile, insomma, sì. C'era la tavola che è portata di mano, di fianco, sì. E quindi c'era quella cosa di entrare magari ogni 3-4 giorni, no, ogni 3-4 ore, e magari trovare richieste dal cittadino, messaggi, cose scritte in bacheca molto carine, sì. Cioè in questa lista non c'era veramente tutta questa cosa, la politica ancora non c'era, perché poi proprio ho cominciato a usarlo tutti, proprio come mezzo di comunicazione. Perché alla fine anche quella è la funzione. Certo. I primi anni che lo usavo io non c'era, cioè la pagina del politico che io mettiamo, sì, cioè certo. Non sto facendo un discorso, poi alla fine ognuno decide. Sì, sì, che prende cosa vuole. Però così è proprio. Sì, adesso è proprio cambiato, una volta devi proprio anche l'effetto sorpresa anche lì, adesso hai l'app, schiacci la F e c'è questo. Una volta comunque devi accendere il computer, che per quanto sia non è immediato con il cellulare. Comunque devi essere a casa o... E il fatto che venga meno l'effetto sorpresa, che effetto fa? Ma ci si abitua come a tutte le cose, ci si è abituati, perché effettivamente all'inizio c'era la comodità pazzesca di averlo subito lì, quindi bellissimo. Poi io stessa, non so cosa fare, mi viene delle volte, non devo neanche andare. Cioè l'abitudine, dico, ma cosa ho fatto? Non dovevo neanche... Perché però... Non penso di essere ancora appartenere alla categoria dei dipendenti. Ci stai autodenunciando? Cioè come tutte le cose, insomma, cioè, alla fine mi dico, cioè, siamo figli del tempo che cambia, nel senso che mia nonna mi diceva che rispetto ai suoi tempi, o che mia mamma, che non c'era la televisione. E io, come facevate a vivere senza televisione? Ed eravamo dei drogati di televisione, non siamo. Anche quella fa più danni. Cioè io delle volte dico così, alla fine io sono stata un'adolescente ribelle, non lo so rispetto a tanti altri, però sicuramente sono stata più di mia mamma. Cioè dopo penso anche a quelle cose, non, io nel mio piccolo ho a che fare con i ragazzi giovani, insomma, sono il tutor aziendale, con una serie di cose. Complimento più bello che mi è stato fatto incontrando questa professoressa, che lei, insomma, lei che organizza, fa i ragazzi con una scuola che sono proprio contenti di essere stati con te. Secondo me sono state delle risate, perché io non ho mai quell'abitudine di dire a voi giovani, ai miei tempi, perché io odiavo come veniva detto a me. Poi alla fine per tante cose dico, madonna, questi sono cellulari, io la prima cosa che dico è che non mi prendete in giro a imboscare i cellulari perché divento veramente una iena. Non lo usano, cioè se vanno a prendere il caffè tu sei libero di chattare, certo. Perché io ho fatto degli anni terribili, 2-3 anni fa, cioè loro lavoravano col cellulare così, no? Poi ho detto, ti puoi mettere anche qua, seduto di fianco a me, ma dai momenti di pausa, puoi fare quello che vuoi, però non nasconda che poi ti casca, lì sono danni da centinaia, però ecco, però cioè, mi rendo conto che alcune cose sono veramente problematiche, da un altro lato dico, non lo so, sì, sono problematiche, però alla fine noi ne avevamo altre ed eravamo problematici rispetto ai nostri genitori. Io a quello ci penso spesso. Poi mi rendo conto che anch'io dovrei un attimino moderare i tempi, oppure veramente mettermi con lui e dire adesso che hai giocato un nuovo quarto al giochino e hai aperto 1000 bauli, cosa ti resta? Quello forse potrei farlo, perché poi alla fine è anche una comodità. Perché soprattutto non puoi giocare con lui. Infatti è quello, perché non lo conosco nemmeno il gioco, adesso io anche ho un maschio, quindi lui più che altro c'è questo gioco, come si chiama? Non so, quello che apre i bauli con i soldi, qualcosa. Ma sono neanche, sono giochi di ruolo, sì,
sono giochi di ruolo in cui fanno dei, dei bottini, sì, okay. Poi arriva il gigante, ma questo gigante deve arrivare piuttosto che no, scusa, è sempre il prof della mia commenta, un'antica sulla radio, che in, in Cina, mi pare, comunque in Medio Oriente, negli aeroporti, dove c'è il gabinetto, c'era un apposito, diciamo, carta per pulire lo schermo del cellulare. Cioè tu vai in bagno, altro, e mentre sei in bagno, pulisci, prendi anche la carta apposta della misura giusta, della consistenza giusta, per pulire. Cioè, io, cioè, queste cose lì, perché ovviamente ci vuole della fantasia creare queste cose. Ma in fondo, adesso mi vengo a pensare, cos'è più difficile? Avere una relazione o utilizzare lo strumento per avere una relazione diversa? Mi spiego meglio. La relazione impegna, tra persone impegna ancora di più. Allora, molte volte, ma vedo in tutti noi, nel senso quando non abbiamo voglia di relazionarci con gli altri, cosa facciamo? Ci mettiamo sul divano, guardiamo la televisione e rimaniamo in casa sostanzialmente. E la voglia di uscire, come ti dicevo prima, diminuisce, perché chiaramente una relazione impegna, relazione di ogni genere. E quindi è molto più facile prendere il cellulare e avvicinarsi a una relazione di qualsiasi tipo virtuale, come dicevamo prima. E quindi anche questo è un po' il frutto dei tempi, nel senso che probabilmente, anche se andiamo a vedere nella nostra storia sociale, anche qui del paese, c'era, lo chiamavano il treppo, no? Nel senso che a livello domenicale o di tempo libero ci si incontrava in piazza, le persone si mettevano in circolo e discutevano un po' di tutto. Oggi questo non lo vedi più, nel senso che è difficile ritrovare questo tipo di aspetto anche a livello locale nostro. Vedi, sì, la gente si incontra due o tre ma sono sempre circoli molto chiusi, non circoli aperti probabilmente come era un tempo. Quindi il rapporto interpersonale tra gli individui si è complicato molto. Si è complicato molto perché sono aumentate le esigenze, sono aumentate le disponibilità, è aumentato, è un po' tutto cambiato, e questo ha portato a una diminuzione del numero dei rapporti. Però qualitativamente, dall'altro, ha portato rapporti più profondi, nel senso che c'è magari un numero inferiore di gente che dialoga tra di loro, ma però in modo più profondo alle volte. E questo è un vantaggio personalmente, nel senso che io guarderei anche dal punto di vista positivo. Sì, abbiamo l'utilizzo di quello che è il social, di quello che è, però dall'altra parte anche i rapporti interpersonali, che possono essere di amicizia, forse sono un pochettino più profondi, nel senso si tende a parlare più di se stessi, dei propri problemi, piuttosto che in genere di tutto, come probabilmente si parlava di più, hai capito? Nel senso che probabilmente porta, sì, è vero, a una diminuzione di relazione, diciamo, a una selezione, così, aperta, a una selezione. Ma porta a una selezione anche e a un approfondimento di quello che è il dialogo, di quello che è il pensiero, di quello che è. Cioè, a mio avviso, c'è questa. Il pericolo è solo la dipendenza, nel senso il saper non sfruttare adeguatamente il mezzo. Però, Pier Giorgio,
Allora, sulla selettività sono d'accordo. Però a me, se osservando, poi magari guardo da punti di vista, cioè proprio da postazioni diverse, quindi, però invece osservando, a me questa selezione arriva in realtà più come una chiusura che non come un'apertura. Cioè, io avverto più solitudine che, come dire, profondità selezionata. Non so, forse è una visione personale. A me viene in mente una cosa che non so, cioè che forse un pochino si riallaccia. E noi segretamente controlliamo i messaggi di WhatsApp di mio figlio, e grazie al cielo che siamo riusciti a farlo, perché abbiamo salvato tante cose. Okay. Lui aveva iniziato l'anno burrascoso fino più o meno a Natale, non aveva legato assolutamente con i compagni di classe, peraltro quasi tutte femmine, lui aveva questa cosa che comunque la scuola, insomma, non interessava tutt'altro, eccetera, eccetera, e c'era un'incomprensione grossa, io me ne rendevo proprio conto, anche con i compagni di scuola. Poi, con un lavoro, insomma, certo, che ancora stiamo facendo, speriamo, insomma, proprio con i frutti, e le cose sono cambiate un pochino, e lui ha iniziato a vedere la scuola sotto un altro aspetto, ha iniziato a studiare e a recuperare tante materie, da tutte le negative, insomma, che ha recuperato un sacco, e io ho visto che piano piano un complimento di un'amica che secondo me vis-à-vis non gli avrebbe mai fatto e che lui ha apprezzato, successivamente l'ha portato a un rapporto di amicizia che si è creato. Cioè, queste, qualcuna di queste amiche che mi ha previsto, io, insomma, ti stai riprendendo, hai visto che sei brava, ma dai che ce la fai. E da un inizio di dialoghi molto quasi grazie, insomma, no? Di imbarazzo, diciamo. Di imbarazzo e vabbè, di conoscenza, sì, ma che secondo me non si sarebbero fatti a scuola, in classe. Non so, magari sì, E da lì lui ha preso fiducia, si è sciolto e ha intrapreso un rapporto diverso con buona parte della classe, che adesso sta portando avanti. Quindi, a cosa vuoi dare più importanza? Cioè, la sottolineatura dove la vuoi mettere? Sullo strumento attraverso il quale lei è riuscita a, o sulla relazione che lei ha cercato che, con? Però, come diceva Pier Giorgio, al fatto che forse è un pochino più la relazione può essere un pochino più più stretta, più, cioè cose che magari lì per lì non hai modo di dirti, così in quel attraverso lo strumento può diventare più intima. Guarda, io sai, vieni un attimo da parte che ti voglio dire. Ma secondo te, cioè, però volevo capire, secondo te, non dico che sia un buon strumento. No, ma volevo capire, secondo te, per Leo è stato più significativo, come dire, il modo con cui questa ragazza si è avvicinata, o il fatto stesso di essersi avvicinata? Sicuramente il fatto stesso, cioè quello che ha fatto scattare la molla, che forse in un rapporto interpersonale diretto questo non sarebbe in quel contesto dove la classe ce l'aveva tutta con lui, certo, con altri due elementi, perché erano i disturbatori, erano quelli che non andavano mai a scuola, erano quelli che non so se si poteva instaurare un rapporto con queste qualche amiche, insomma, che piano piano l'hanno avvicinato. E da lì poi è partito un discorso diverso, perché poi lui adesso ha un buon rapporto con quasi tutta la sua classe,
Ma la maggior parte dei ragazzi non scambiano messaggi con lui su WhatsApp, se non in un gruppo generico dove si confrontano i compiti così, insomma. Mi è venuto in mente quando Pier Giorgio diceva che una volta ci si incontrava sempre in gruppo, magari adesso i gruppi sono forse più ristretti, però magari hanno dei rapporti personali diversi, no? Sì, che possono essere positivi ma anche negativi. Cioè, quello che si diceva prima, cioè è bello, no? Che due ragazzi possano scambiarsi un messaggio, no? Scrivendo anche appunto in modo più intimo, più personale, più vicino, quello che pensano l'uno dell'altro. E la stessa cosa dovresti sentire di riuscire a farla anche tu direttamente. E diciamo, l'educazione in questo senso, l'educazione sentimentale, la cosiddetta intelligenza emotiva, va coltivata in entrambe le direzioni. Cioè, come dire, una volta si scriveva anche una lettera, no? Che è l'SMS di oggi, è WhatsApp di oggi, no? Il bigliettino. E quello che deve premere, a parer mio, è garantirsi che queste nuove generazioni sappiano anche usare altre strade. Perché, come dire, cioè, attutisce l'imbarazzo mandarti un SMS, anche se ti devo dire le cose più belle del mondo, insomma, no? Attutisce il disagio, il tentennare, il non saper cosa dire, perché cancello, riscrivo, cancello, riscrivo, cancello, riscrivo 300 volte. Quindi ci sta l'uso, no? È proprio quello che tu racconti attorno che, come dire, fa il dolce più buono, no? Cioè lo arricchisce. Sì, ce n'è di racconto attorno. No, vero. Lo arricchisce. Sì, mio figlio. Perché... Sì, in effetti quello che toglie poi dopo è l'esperienza vissuta, nel senso che l'esperienza diretta con la persona ti modella, no? Cioè senti il cuore battere, capito? Senti il cuore battere. Sono emozioni certamente diverse. Cioè senti il cuore battere, no? Sì, ma poi anche ti crea un'esperienza che ti consente poi dopo di controllare anche la tua emotività col tempo, anche se effettivamente è sempre complicato, è sempre difficile, non immediato, perché probabilmente ognuno di noi riesce a modellare anche il suo modo di porsi, di farsi vedere, che in fondo più uno si fa vedere com'è, penso più vantaggi ne traga, perché farsi vedere come non si è veramente, non so fino a che punto possa resistere il confronto, mentre invece uno è così, con i suoi pregi, con i suoi difetti e amen, nel senso che sì, cerca sempre di migliorarsi, però in fondo quello che conta è farsi vedere effettivamente come si è, non come si vorrebbe essere, no? E facendo vedere come si è, probabilmente accresci anche la tua autostima, il tuo modo di porti agli altri, mentre invece il fingere, secondo me, è sempre prima o poi social, cadi. Non social, prima o poi cadi, c'è poco da fare, e quindi nei pregi, nei difetti. Secondo me nascondersi dietro al cellulare, questi messaggini dietro così. Secondo me dietro la parte di chi rimanga c'è anche più fragilità rispetto a noi, rispetto a una volta. Adesso pensavo, sì, prima di venire qui stavo correggendo dei testi. E ho corretto il testo di un ragazzo, avevo dato da scrivere una pagina di diario. E
un ragazzo di seconda media, però molto più avanti, è stato bocciato di più avanti con gli anni, si è innamorato, solamente innamorato di questa bambina. Quindi lui è cambiato in meglio, lei lo sta cambiando, una bambina studiosa, una bambina educata, quindi lui la sta seguendo proprio, sta facendo questa bambina. Un miracolo! Una volta è bravo. Vedi gli incontri, vedi le donne, ma loro aveva scritto che una mattina lui aveva litigato messaggiando con sua bambina, aveva lanciato il telefono perché sembra che lei avesse scritto un altro, insomma, litigato. Quindi lui aveva lasciato il telefono e poi ha detto: però adesso quando ci siamo rivisti, ho deciso di non litigare più con lei perché se no piange. Quindi, mentre mi messaggiava, lui era arrabbiatissimo, tanto sì, scagliare il telefono, però non vedeva lei, quindi poteva fare qualsiasi cosa, certo, accessi di rabbia, però davanti a lei emergeva quella sua sensibilità, cioè con il contatto. Nasceva, è in quel momento che nasceva la relazione con lei, quella santa. Quella che senti, no? E adesso che parlavamo di questo, cioè lui ha una certa sensibilità, una certa fragilità, poi davanti, no? Sembra così a vederlo il ragazzo sfacciato, invece poi nascondono, no? Una sensibilità, una fragilità che emerge poi in queste cose. Bello leggere quei temi. Sì, sì, esatto. Caspita. Molto, perché ti fa vedere tante sfaccettature che magari potrebbero pure sfuggire. Nei cui temi ovviamente saranno molto autentici. Sì. Non filtrano. Sì, lui è stato autentico, sì. C'è tanta gente che scrive così, ti faccio in modo un po' più superficiale. Più Sì. Ma io leggo che ieri segreto di veramente a volte mi fa effetto proprio quello che scrivo, tante volte magari l'ho sgridata senza pensare e lei scrive su un diario, poi io leggo e ho detto: capo, ma c'ha ragione lei, è vero, sono stata io che ho sbagliato, che ho esagerato forse. Ma il chiarimento non lo potete ottenere senza la lettura del diario? Ma no, lo leggo perché mi capita così, per curiosità lo leggo. Perché è lì aperto. No, non è aperto, però non lo nasconde. Me lo dico, so che lo non è aperto, forza il lucchetto. Non è chiuso con il lucchetto. No, no, perché io quando entro nella mia non ti permetteresti mai? Per rispetto. Quindi se avesse il lucchetto non ti permetteresti? No. Presto un lucchetto. Ma lo so, me lo dice che lo scrive. Ma lo hanno ancora? Lei lo scrive. Sì. Il diario. Dopo i miei selfie lo scriviamo più il diario. Però me lo dice, quindi a volte me lo fa leggere lei, a volte guarda, ma tu mi racconti sempre tutto, per cui non è che leggo cose che non so. Perché mi fa piacere, non mi dà magari domani, non c'è so. Ma no, poi cambiano perché a 12 anni entrerà anche lei, era una adolescente ribelle, lo sa. Ti amo per ogni cosa. Per adesso, dopo 1000 selfie, fai più ora. Va bene, ma io direi che ci possiamo salutare. Che dici, Monica? Bella serata. Ma diciamo che queste serate si potrebbero trasformare in gruppi di parola. No, gruppi di parola per genitori. E qui ho una cosa che mi ha colpito anche la volta, come tu hai detto, cioè c'è il chiesto, che eravamo mica via la sera, ho detto, ma come facciamo a arrivare a due? Qui non ho parlato, non ho capito. No,
no, la prima sera che siamo del primo corso sul turismo, Monica ha detto, questo si chiama cioè era pieno qui, ha detto la prima sera che c'è tanta gente. E come facciamo ad arrivare a voi genitori, a voi, insomma, io ho parlato di questi incontri con altre mamme, con la scuola, così. Ma che legge la paterna, io non l'avevo vista. Però non ho visto interesse e mi è dispiaciuto molto sinceramente, perché secondo me cioè queste serate, cioè a me si deve prendere arricchito, cioè non è che state dette cose che io non conoscevo, però tutte insieme così ti dà una scossa, cioè a me ha dato una scossa forte, poi ho detto prima, non è che sono mio figlio, chissà, però per capire cosa può succedere, non c'è l'interesse, cos'è che impedisce di sentirsi interessati, perché c'è qualcosa che impedisce. Perché secondo me uno pensa che non sia un suo problema principalmente. Oppure che è puntuale. Sì, penso che. Però paradossalmente sul turismo è pieno. Perché il turismo fa paura, più del selfie probabilmente. Perché si sente parlare di bullismo, direttamente collegato. Sì, cioè, però arriva immediatamente la parola al bullismo, cioè, bullismo ti allarma immediatamente. Cioè, c'è un abuso, secondo me. Sì, però in proporzione, all'informazione capillare che era stata fatta a scuola e da tutte le parti, noi avevamo fatto scrivere sul diario a tutti gli alunni questa informativa. Io sinceramente mi aspettavo anche più gente con il bullismo, perché ormai il bullismo si sente in televisione ricorrente, e mi aspettavo sinceramente. Però no, ti dico veramente, cioè, non fa un gioco, non tutti, però l'altro giorno mio figlio ha fatto una confessione, eravamo in chiesa e erano 25 bambini. Ovviamente è stata anche un'ora e mezza circa, noto tutto. Cioè, quando il compagno di classe, mio figlio, dopo che ha fatto la confessione, è andato da sua mamma e ha detto: ah, adesso mamma ha fatto da mio tablet. Cioè, io sono rimasta 9 anni e mezzo. Cioè, io sono rimasta un po' senza parole di questa. Non mi sono permesso di mettere il tavolo, non so cosa vuole. Però. Cioè, a parte il contesto che in un luogo sacro, quello che è, quello che ci può credere, non credere più o meno, non lo fa, non lo so. Però, cioè, come fai a non pensare che non è un tuo problema questo di internet, di quello che i nostri figli fanno, non fanno, che noi non siamo capaci di controllare, perché come diceva, bisogna imparare anche noi a stare su quei social, a capire. Non lo so, a capire come funziona per sapere cosa puoi farne, cioè, ma tutte volte anche gli stessi adulti non so, cioè, sono dei palliativi della vita stessa, no? Cioè, io vi racconto questo caso che però è paradossale. Io sono nata nella musica classica, nella musica lirica, a 7 anni già sapevo quello che volevo fare, quindi è una fortuna, no? Certo. C'è anche me che sono entrato in conservatorio. Quindi, comunque, anche se adesso la generazione ha cambiato molto, quando studiavo io c'era una certa disciplina, cioè, anche il maestro ha sempre avuto un rapporto molto diretto, perché noi lavoravamo uno a uno, quindi non è una classe di 30 anni, quindi si sta avendo con l'insegnante un rapporto quasi ideale, perché stai 10 anni a studiare, non so, una ventina o 10 anni con lo stesso insegnante, diventa un rapporto strettissimo, no? E la mia insegnante di canto, che è tuttora insegna al conservatorio, questo anno forse andrà in pensione, ha cominciato ad avvicinarsi ai social. Un po' perché la figlia, insomma, anche per capire come la figlia si comportava, eccetera, ha avuto dei problemi con la figlia, così. E anche perché comunque è un'insegnante che gira tutto il mondo, è chiamata anche su
regimi del mondo, viaggia continuamente, quindi ha rapporti continuamente con giovani. È diventata paranoica, nel senso che la mancanza della sua vita personale ha cominciato a guardare tutto ciò che fanno i suoi allievi, ma il controllare quello che fanno i suoi allievi è diventato quasi dispotico, tanto che lei, quando un allievo, magari per motivi propri, non ha svolto bene una lezione, oppure decide di fare delle scelte, lei interviene sugli aspetti della sua vita. Ah, perché tu l'altro giorno devi dire faccio di questo, faccio di questo, faccio di questo. E allora io, che tra l'altro gli ho mandato delle mie allievi, perché comunque lei è un'insegnante meravigliosa, quando ho cominciato a dire questa cosa, ho cominciato a dire, voi non dovete costare niente, perché la vostra vita è in mano di qualsiasi persona che vuole gestirvi. Tanto che, siccome c'è una rete tra di noi, lei cosa fa? Comincia a chiamare uno, poi chiede se quella cosa è vera all'altro, poi chiede... Però questa cosa la fanno in tanti. Cioè, alla fine, se io... Cioè, questa cosa mi ha fatto riflettere tantissimo, che mettere tanto di noi sui social è, come posso dire, diamo la nostra vita in mano di altri, non pubblica, diamo la possibilità agli altri di comandarci. E quindi non sto parlando di un giovane, sto parlando di una persona che tra l'altro è gratificata anche dalla propria vita, che ha girato tutto il mondo, ha cantato con i più grandi direttori nel mondo, ha fatto una vita bella, cioè non è andato in fabbrica a quel piede questo sovente per 30 anni, no? Ha fatto una vita bella, però adesso sta attraversando, lei è una fase particolare della vita, di cambiamento, perché il fatto di andare in pensione, il fatto di prepararsi così, è diventata paranoica. Ma questo vedo che capita spesso quando nella propria vita magari non si ha un momento particolarmente buono, come capita sempre, no? Che si va da lì per cercare conferma, per cercare, no? Quindi, lo fa gli adulti, io, cioè, quando ho smesso di parlare con alcune mie amiche sui social, perché sennò le infamerei continuamente. Allora parlo a voce, cambiano i toni della voce, cambiano l'intenzione di quello che scrivono. C'è l'espressione. Cioè, quello è fondamentale, la parola non ha lo stesso significato. Il modo in cui io la dico cambia il significato. Questo ad esempio io nel mio libro lo dico sempre. Sono allievi da 19 ai 25 anni che litigano scrivendosi ore e ore nella chat, e io voglio delle risate, no? Dico, ma a volte gli prendo il telefono e gli dico, va bene, leggimelo prima. E mi gli dà un'intenzione che mi rega. Adesso lo leggo io. E te lo leggo io. Ti leggo quello che ti sto dicendo, no? E io mi scappo, ah, forse ho sbagliato io a interpretare, no? Ma quanto lo facciamo? Ma le litigate, cioè, io non lo voglio più, ma proprio stufato, non ne posso più. Ma lo uso solo veramente per le comunicazioni, delle cose, dei concetti che faccio, capito, queste cose così. Ma le litigate in Facebook, come le avete mai viste? Ma quando sono stufato? Io le ho messo in ognuno prende le cose sul personale. Sì, sì. Io non posso prendere una cosa sul personale se non sai il contesto, non sai dove ho vissuto, che cosa ho fatto. No, ti scrivo sei stupido e io ci credo. È una cosa pazzesca. Quindi partendo da questo, fatti perché uno riconosca di avere necessità di conoscere, no? Già è molto difficile anche aver voglia di conoscere, è un impegno. Io personalmente ritengo che il cellulare, il Facebook e tutto sia un impegno impressionante, perché avendo a che fare con i ragazzi, mi chiamano in continuazione. È vero.
ho queste mie amiche, mie allieve che vanno l'altro giorno, una ragazza che andava in Malesia, è l'unicina, mi chiamava tutte le ore del mondo. E se non mi rispondi, hanno bisogno. E allora a un certo punto io devo dormire. Cioè, io voglio bene, però c'è una vita anch'io, scrivetemelo quanto posso, leggo. Calcolate il flusso d'aria. Devi essere sempre pronta con loro. Allora, guarda, così, però la parte di lei ha subito, lei è lì, è fuori.
uno dove era una fede, sono tutti due ragazzi che si parlano nessuno, loro non dicono sempre aspetta che la scena è esattamente in quale parola è, io ti devo guardare solo la cosa che è una cosa strana, ma non è vero, perché a volte confermo questa cosa. Ciao, grazie, buonasera. Perché anche se fosse, cioè tanto poi giudicare la vita degli altri, lui è come te, infatti, cioè, è vero la segnalazione naturale, non la facciamo moralizzando, certo, no, cioè, che è, sì. Si veda un lato, si veda un altro, però certo. È solo una questione di conosciamo cosa c'è, no? Certo. L'esigenza di un essere umano a prescindere dalle scelte che uno può fare, cioè, no? Sì, sì, sì. Quindi anche la rassegna che facciamo, questa deve fatta anche un lato di ragazzi, non me la facciamo perché così sì. Non è facilissimo, cioè qua sentiamo certa sperma di noi che erano ragazzi dai ragazzi, sì, ma che cosa è vicino, non lo so, non ci capisce come la culturale, sì, sicuramente è culturale anche, però l'accettazione è certo. Insomma, anche una stazione, apprendimento proprio a noi era insomma era considerato comunque anche imperativo come correva lavoravamo molto, invece io vedo mio figlio che è classe disagio, per lui è la normalità più assoluta, è bellissimo, sono stati molto bravi, cioè l'insegnante sostegno mi diceva io ti firmo con tutti, sono veramente per loro, Steve è uguale a tutti, cioè loro adesso stati preparati, infatti cioè, mia figlia c'è la zia con la carestina, è normale che quando era piccola le domande le faceva, perché la zia non cammina, la zia non cammina perché ha avuto dei problemi, però per lei, cioè di tutti i due miei figli sinceramente disabile, no, è un messo meglio, cioè un sacco di sì, però aveva già dei figli, sono molto sensibile al momento, per me molte volte ad esempio la mia veramente è il servizio sta con loro, perché poi la rame la zia e loro la dimensione, sì. Sì. Cioè, fanno veramente apprezzare la piccola cosa, sì. Cioè, sono la zia adesso la mangia, 40 anni, lui gli adesso era molto più problematico, non andava a scuola, non gli si insegnava, quindi cioè mia zia aveva problemi di cuore e sta sul divano, capito? Cioè noi giocavamo con lei quando era piccolina, sapevamo che non poteva correre di più perché sennò lei si affacciava, ora noi siamo già tante per disposte ad aiutarla, dove abbiamo la nostra, la differenza proprio non è mai stato un problema. Infatti quando vedo un bambino da io vedo mio zio, cioè io mi gira la dai di conto fa in festa, sì, no, ma io volevo andare a fare le maestre, dico cioè dico la maestra che stile, sì mamma è la maestra di tutti, non è che stile insomma, ma è, cioè mi rendo conto di essere, cioè lui era già proprio così, dicono, loro hanno gli insegnanti fisse in classe, poi è logico che questo bambino farà delle attività anche fuori dalla classe, perché viene spiegato delle cose, un programma da mandare avanti, comunque con il suo insegnante, però insomma, cioè per Nicola è normale avere sempre due maestre, anche perché quando sono molto cagionevoli, quindi soprattutto d'inverno, però l'insegnante la presenza deve fare, quindi mio figlio è abituato a lavorare con gli insegnanti, è una cosa meravigliosa. Sono pochi, vuol dire un insegnante di 10 alunni, tutta una serie di cose, e stanno lavorando molto bene. Quando gli dico, ma caro, no, lui non è il maestro di Steven, mamma, sì, aiuta un pochino di più Steven, ma è il maestro di tutti, cioè non è che lo, cioè poi mi rendo conto, cioè me lo dice, vuol dire che stupidaggine hai detto, cioè Steven non è che c'ha un maestro per piacere a lui, proprio una cosa, è bellissima. Sì. Io li vedo i compleanni, no, è una cosa meravigliosa, perché è vero che molto più. No, no, non eravamo più cattivi, c'era molta più ignoranza.
così vengono isolati. E allora sì, si anche la scuola del senso di diffidenza, no? Come dico, io non l'ho mai avuto perché avendolo in casa non avevo problemi a raccontare chi era sulla sedia a rotelle o chi era da altro. Per me era normalità vedermi, capito? E anche adesso io, cioè, se vedo un bambino che ha difficoltà così, non mi viene da pensare, guarda poverino, dico, no, lui è così. Certo, lui è così e quindi mi viene di andare in conto. Non penso alla difficoltà. Però perché sono stata educata in questa maniera. Ma infatti penso che, cioè, io sono stato educato, forse neanche da me, cioè proprio anche dalla scuola, che mi ha dato molto, sono stato qualche giorno l'isola più e sono. Cioè, proprio mi guarda, mi dico, che sciocchezza dici, cioè non è il maestro di stile, come sì, dire, cioè non è, sì, ogni tanto lo aiuta a fare delle cose, però per loro è il maestro di tutti. Per aiutare gli altri. No, io per dire, sì, la signora, sì, è, sì, proprio la mia età, lei ha fatto gli scout con me per noi, cioè, allora, adesso viene, fatto, viene qui, fa teatro, fa, io gli faccio delle feste, che, ecco, quando vedo lei, sì, mia zia, capito? Lei è sempre stata con noi, andava lì, certo, lei è la mia età, era bellissima, è fortissima, sì, è alla coda, alla bella. Ma lei ha lavorato anche a Rimini, è sempre stata autonoma, indipendente, gira da sola, con i mezzi. Ah, sì, 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 no, 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 qui, no, 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 ti riconosce, ti presenti una volta, ti riconosce tutta la vita. Ma perché adesso, cioè, ci siamo accorti che effettivamente hanno un deficit, però le realtà riescono a fare un sacco di cose, cioè, magari ci arrivano un po' dopo, però le fanno qua, una grande scelta, no? Ma dopo c'è il grado, c'è il grado, sì, c'è il grado, 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 c'è il. Quindi dai, io non lo metteremo su crisi, chiedete l'amicizia al centro giovani Casotto, così la canale.